Brutto vedere che ci siano realtà come quelle di Mare Fuori, però è così. E non è solo a Napoli, ovviamente, noi certo. Nel senso tendiamo poi a ingigantirla un po', a romanzarla per creare arte, come è giusto che sia, come è stato fatto con Scarface, che è un film spettacolare, come è stato fatto con Mary per sempre, come è stato fatto con Quei bravi ragazzi, cioè ne possiamo elencare tantissimi. È solo che noi abbiamo sempre quel pallino dei napoletani con la camorra e quindi se lo facciamo non va bene, ma noi stiamo creando arte, nient'altro. Qual è stata la cosa più difficile da fare in tutte le scene? Quello che non si è visto. Fondamentalmente Carmela è una madre di 17 anni. E tutto quello che fa viene giustificato da un fortissimo, napoletanissimo probabilmente, sentimento di maternità che non mi appartiene, non perché io non sia materna, ma perché non ho figli. Trovare questo... filo, questo cordone ombelicale che mi legasse in qualche modo a quel bambino e giustificasse tutto quello che stavo facendo, anche azioni malavitose, per amore di un'altra vita che ho creato io, quello è stato complicato. Punto. Punto. Ecco. Okay. Devo stare attenta perché le pause sono terribili. Ma ci sto facendo paura? No, no. Peccato, era quello che volevo. Mi piace tantissimo. Allora, però il boom l'ha avuto con questa signorina Silvani. Ah, oh, che palle. Sì. Ah, sì, no, tenere la parte di quella merdaccia schifosa della signorina Silvani. Oh, per carità, io non rinnego niente, benvenuti 300.000 fantozzi. Magari ne avessimo fatti altri, però... Se pensate che io da ragazzina dicevo sempre, io da grande rifarò Via col vento. Io da ragazzina, di notte, recitavo sempre di nascosto in bagno. Forse per questo sono diventata un cesso di donna. Mi sono stato un bambino dislessico. Mia madre era l'unica eletta a cui i professori dicevano, signora, quel ragazzo si applica pure, ma è completamente scema. Ok? Io non riuscivo a ricordare i nomi della geografia, che poi insomma la geografia in Italia non è una cosa facilissima, no? Siamo pieni di stranezze, no? Obiettivamente. Cioè se tu per esempio senti Novi Ligure, dove dovrebbe stare Novi Ligure? Tu che dici subito? In Liguria, invece no, sta in Piemonte. E invece, guardia piemontese, è in Calabria. Cazzo, ma tu puoi fare un comune in Calabria e lo chiami guardia piemontese?